ancora stelle su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, piovono ancora stelle su Arte per te. Quest'anno gira così, c'è l'anno dei fiocchi di neve, c'è l'anno delle palline di Natale, quest'anno è l'anno delle stelle. Chissà che perché la psiche umana si fissa su certi oggetti. E vabbè, queste stelle ve le voglio proporre già da un paio d'anni, a dire la verità, perché le ho viste su uno dei manuali Edibrico, esattamente su questo, vi metto qui la foto. È un progetto che ho estrapolato da questo manualetto e che volevo condividere perché è semplicissimo, carinissimo e personalizzabile all'ennesima potenza. Potrete fare stelline, alberi di Natale, sfere, tutte le forme che vorrete. Potrete fare anche bucle volendo. Amore, la pallina, andiamo. Allora, scusate, bastano pochi materiali e tante perline per creare tutte le stelle del firmamento. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare i nostri ciondoli a forma di stella. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre decorazioni fatte con le perline a forma di stellina. Innanzitutto del filo di rame da 0,5 mm, proprio sottile e duttile, e questo è l'alleato migliore. Io ho provato a farle anche con il filo 0,6, ma già viene più difficile da piegare, quindi vi consiglio uno 0,5. Esiste sia di rame che dorato che argentato. Io l'ho preso con il rame perché mi piace di più. Poi dei chiodini in numero sufficiente per coprire tutti i punti da battere per il telaio. Il telaio si fa con un pezzettino di legno semplicissimo su cui avremo disegnato il nostro soggetto, che nel nostro caso sarà appunto una stella. Quindi ci occorre una pinza, un martello, dei chiodini piccolini così. Abbiamo letto il pezzettino di legno con il soggettino disegnato, soggettino che vogliamo noi, l'importante è che sia molto geometrico, e poi delle perline, delle semplicissime micro perline, queste qua per intenderci, io le ho dorate e rosse. E cominciamo subito. Una volta disegnato il nostro soggetto, nel nostro caso una stella ma potrebbe essere anche un albero di Natale, andiamo a puntare i chiodi su ogni angolo che forma la linea, quindi l'angolo interno della stella, e puntiamo, e l'angolo esterno della stella, e puntiamo. Ora non ve lo faccio vedere tutto perché il telaietto ce l'ho già pronto, visto? Adesso con la nostra pinza, nella parte più interna, più vicina al fulcro, questa qui, vedete che ha un buco e dall'altra parte ha la cesoietta. Bene, con la cesoietta, stringendo con entrambe le mani, tacchete, tagliate la capocchia del chiodino. Alla fine di tutto il lavoro quello che avrete sarà questo, quindi un telaio con tutti i chiodini su ogni angolo formato dalla linea che forma la stella. Prendiamo un po' di filo di rame e tagliamolo. Prendiamo il nostro telaio e con un disavanzo di circa 10 cm facciamo due giri attorno al primo chiodino e abbassiamo, così, ok? Adesso noi dobbiamo fare in modo che si formi la stellina andando a riempire gli spazi di perline che intercorrono tra un chiodo e un altro. Bene, io questa stellina la farò verde e rossa, anziché dorata, perché così voi la vedete meglio al PC. Allora, farò un paio di perline rosse e una verde per spezzare, un paio rosse, anzi qua in mezzo ne metto tre, un po' così disordinatamente, poi una verde.
A un certo punto vediamo se abbiamo colmato tutto lo spazio che va dalla prima all'ultima, che va tra un chiodo e l'altro, e direi che possiamo essere abbastanza soddisfatti. Quindi tiriamo ben bene e avvolgiamo attorno al secondo gancetto, al secondo chiodino, e abbassiamo. Allora, e continuiamo. Fatto il secondo, stessa cosa, un giro intorno al chiodo che attende lì di essere circondato. Tirare, tirare, tirare e girare tutto attorno. Voilà! E adesso scendiamo verso il terzo chiodino. Visto? Adesso procediamo così fino ad arrivare di nuovo all'inizio, all'apice della nostra stellina. Ok, arrivati a questo punto, chiudiamo il tutto facendo un bel giro anche qui e quindi legando tra di loro i due capi, così facendo fare dei giretti, voilà. Bene, se vogliamo a questo punto uno di questi due fili può diventare un altro anellino per appendere la nostra stellina. Vi faccio vedere come. Abbasso questo e comincio ad arrotolarlo così su se stesso, proprio a formare un occhiello per poter appendere un gancetto sulla nostra stellina. Ora, prima di sformarla, io non lo farò, ma se voi volete essere sicure che queste stelline durino per sempre, fatelo. Qui, all'inizio di ogni tratto, mettete un punto di colla, in modo che la prima perlina di ogni riga e anche l'ultima, facciamo così, mettiamo un punto di colla qui e qui, in modo che questo gioco non ci sia, e così che le perline col tempo non possano infilarsi tra i giri della decorazione. Io non lo farò perché sto facendo queste stelline per fare il tutorial con voi, non mi importa che durino per l'eternità, diciamo così. Però se vorrete rendere il lavoretto ancora più tenace, mettete un punto di colla. Ok, adesso lo tiriamo fuori piano piano. Eccola qui, vedete che graziosa? Togliamo quello che è in disavanzo e la nostra stellina è pronta per fare la sua bellissima figura sul nostro albero di Natale. Più tipi della stessa stellina. E questa l'ho fatta più di 2 mesi fa ed è stata toccata da un sacco di persone. E allora, pronte per essere appese sul nostro albero di Natale? Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciondoli per l'albero di Natale, o meglio, io li ho pensati per l'albero di Natale, ma possono essere anche ciondoli per collanine, per più fatti più piccoli, charms per braccialetti. Insomma, penso che sia una tecnica che possa essere sfruttata per 2000 cose. Sta a voi adesso scegliere quelle che vi interessano di più. Io vi ho buttato lì l'amo, adesso voi cercate di capire qual è la forma che vi piace di più creare. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando regalatemi un pollice in su, tutto ricoperto di perline, e condividete il video sulla vostra pagina Facebook, lasciate tanti commenti qui sotto al video e soprattutto cercatemi sia su Facebook che su Instagram, qua sotto vi lascio il link al box informazioni. Qua sotto nel box informazioni troverete i link diretti di accesso ai due social. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video natalizio. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci!
Ciao a tutti e benvenuti all'estrazione dei tre manuali natalizi della Edibrico. Ho già selezionato l'URL, come vedete, lo copio e lo vado a incollare sulla pagina di suadeo.ch. Seleziono il numero dei vincitori che sono tre, come al solito, tutto in diretta e adesso vediamo chi vince. Aspettiamo un attimo, adesso appariranno qui. Eccoli, vincono! Margherita Cavallaro, Arcobaleno Telaio e Wishupona Blue Star. Wishupona Blue Star, che è il nick. Allora, ragazzi, contattatemi e vi saranno inviati i tre manuali. Margherita Cavallaro, Arcobaleno Telaio e Wishupona Blue Star. Complimenti, non disperate se non avete vinto, perché presto ci sarà il grande giveaway per il compleanno di Arte per Te. Quindi state sintonizzati sul canale e presto altre possibilità per tutti voi. Complimenti ai vincitori, fatevi sentire per avere i manuali a casa vostra, magari proprio prima di Natale. Buona serata a tutti, buon proseguimento, vi mandiamo un grande bacio. Ciao!